Bentornati sul canale del Nabbo. Continuiamo con Xenogears. Siamo alle semifinali di Battagliare dopo aver sconfitto Redrum nell'ultima puntata. Oggi ci sono le semifinali, mica tre gare per qualificarsi alla finale. Ehi, non ti è passato il vizietto della voce, Ugo? Vuole partecipare alle semifinali? Ma certo che ci proveremo. Ho confermato l'iscrizione del pilota Fei. Un attimo, per favore. Il Gear Weftal è stato inviato all'hangar dei partecipanti, pronto ad essere guidato. Pilota Fei, proceda verso l'hangar dei partecipanti. Mi pare, oltretutto, che quest'oggi, in codesta puntata, abbiamo addirittura tre combattimenti da affrontare, non due. Forza, attacca, stronzo. Forza. No. No, non vale farti passare i miei colpi sopra la testa. Perché? Sul serio, perché? Per quale motivo l'ultimo pugno gli devi passare sopra la testa? Ok. Facciamo che l'ultimo colpo te lo do con l'altro tasto e a posto. Ouch! Questo mo mi fa male. Ok. Me la son vista brutta, me la son vista brutta perché quel cazzo di ultimo pugno non voleva colpire. E quindi mi ha sempre lasciato esposta a contrattacchi vari. È molto scorretta questa cosa, gioco. Ok, così. Attacca. No, non attacchi, attacco io. Forza, sotto. Perché? Porca miseria, quell'ultimo pugno. Comunque, abbiamo vinto lo stesso. Battaglia non male, continua così. Qui c'è il premio in denaro che viene dato ai vincitori di una gara di battagliare. Te lo sei meritato. E non te li offro i miei servizi sessuali stavolta, perché tanto l'ultima volta non ti sei presentato, brutto stronzo. Oh, il supervisore ti darà un premio bonus in denaro. Continua così, 400 G di bonus. Bene, proseguiamo. Due incontri da vincere prima di qualificarsi per la finale di domani. Partecipa al secondo incontro delle semifinali? Certo che parteciperò. Ho confermato l'iscrizione del pilota Fei. Un attimo, per favore. Dai, ci sei quasi. Ce la puoi fare a finire una frase senza fare il tuo vocione, Ugo. Gear Weltal è stato inviato all'hangar dei partecipanti, pronto a essere guidato. Pilota Fei, procede verso l'hangar. Procediamo. Di nuovo. Mi ero scordato che ci stavi te, palloncino mio bello. Quanto sei carino. Sei troppo carino, sul serio. Lo amo io questo tizio. Ma tu non puoi mettere un gear che sembra un pallone davanti al gear di un ex calciatore, non lo puoi fare, mi dispiace. È ovvio che lo prendo a pugni. Soprattutto considerato che l'ex calciatore un tempo era un portiere. Smettila di rotolare! Bastardo. Bastardo. Ouch. Oh, mi stai facendo male. Sai che non si... Minchia, sei tosto. Sei tosto. Sei tosto. Ok, sei quasi morto. Stiamoci un po' alla larga.
Ok. Se mi hai fatto sudare in questo secondo round. Porca miseria. Battaglia non male, continua così. Il premio in denaro che viene dato ai vincitori di una gara di battagliare. Tu sei meritato 2000 G come premio, il mio bonus. 500 G di bonus. Buono, continuiamo. Terzo e ultimo incontro della giornata. Questo è l'ultimo incontro del giorno. Lo vinca per qualificarsi alla finale. Se ti qualifica alla finale, ti giuro che ti regalo mia sorella. Vorrei partecipare all'ultimo incontro, ma certo che sì. Confermato l'iscrizione del pilota Fei, un attimo per favore. Gear Weltel è stato inviato all'hangar dei partecipanti, pronto ad essere guidato. Pilota Fei, procede verso l'hangar dei partecipanti, procediamo di nuovo. Vediamo se riesco a fare un combattimento senza avere troppi problemi, ma... Contro Sephiroth, ma stai prendendo per il culo? Ouch! Sempre quell'ultimo pugno di merda! Sempre quell'ultimo pugno di merda! Ok. Sotto Silver Star. Forza, così, così, faglielo un perfect. Un bel perfect, un bel perfect, cazzo. Un quasi perfect. Quando è che mi ha colpito sto stronzo? Wow, sei fortissimo! Cavolo, non c'è stata sfida! Oh, mi viene un formicolì alla patata a pensare al tuo travolgente potere! Travolgimi tutta! Ti pre... grazie. Devo riuscire a essere più serio. Allora... qui c'è il premio in denaro che viene dato ai vincitori nella gara di battagliare. Te lo sei meritato! C'è il 2500 G come premio. Detta la ricezione. Oh, e il supervisore B ti darà un premio bonus in denaro. Continua così, ricevi 1000 G di bonus. Oh, frate, vincisti! Ce l'hai fatta! Sei il campione di battagliare. Oh, quasi. La vittoria è a un passo, frate. Se vinci la finale di domani, saremo dichiarati innocenti e ci libereranno! Ma, Hammer, lo sai che il mio avversario non è certo uno qualunque? Ha una forza incredibile. È il campione di battagliare da 3 anni di seguito. Batterlo non sarà un'impresa facile, lo sai. Fino ad oggi, in qualche modo, sono riuscito a vincere. Ma domani è un altro giorno e dovrò affrontare un altro problema. Dubito che vincerò. Se ti comporti così, frate, perderai pur avendo le possibilità di vincere. Avanti, frate, mostra un po' di spirito di combattimento. Non credo che tu possa essere il tipo adatto a dirlo. Hai ragione. Non vincerò se mi faccio venire questi complessi prima della battaglia. Grazie, Hammer. Ok, allora ora torniamo ai nostri alloggi. Vorrei poter dire nessun problema, frate, ma la finale di domani è importantissima. Non pensi che dovresti stare molto attento a fare la messa a punto sul tuo gear, frate? Il nostro destino dipende da questa finale. Messa a punto, eh? Lasciarla nelle mani di un solo meccanico mi preoccupa un po'. Chiederò a Doc di dare anche lui una mano. Ti preoccupi? Minchia, frate! Questo meccanico qui sta facendo il suo meglio, lo sai? No, non volevo dire questo, Hammer, perciò non fare quella faccia incazzata. Comunque, torniamo ai nostri alloggi e chiamiamo Doc, ok? Aspetta! Non pensi che prima dovresti salvare i tuoi successi a battagliare nel cubo di memoria? Credo di sì.
Io sinceramente invece credo di no, me ne sbatterò allegramente i coglioni, andiamo. Tutto qui. Sì, questo è il meglio che si può ottenere qui in giro, frate. Pensi che io possa vincere con questi pezzi schifosi? Hai ben afferrato il punto. Comparato al gear del campione, la qualità del tuo gear è decisamente inferiore. Cazzo, stiamo parlando di Weltall! E in teoria sto gear non può essere inferiore a niente e nessuno. Non possiamo fare nulla. Il gear di Mastro Rico è un gear speciale, fornito dal comitato, frate. Riceve soltanto il meglio, dalla manutenzione alle parti per il suo gear. Finché servono i soldi, il campione sarà sempre un passo avanti. Questo è uno dei motivi per cui è così potente. Non possiamo ottenere delle parti migliori. Queste... Come tuo solito, non hai imparato nulla. Non è vero? Chiola! Era tanto, Fei. Tu sei quello del torneo di Ave. Che cosa vuoi? Adesso sono occupato. Non importa quanto possa essere buono il tuo gear, semplicemente non potrai mai sconfiggerlo. Ma che cosa stai dicendo? Eh? Ancora non comprendi, dico bene? Allora, permettimi di darti una piccola dimostrazione. E figuriamoci se la dimostrazione doveva essere qualcosa di diverso dal combattere. Perché vuoi combattere così all'improvviso? Sei impazzito? O cosa? Basta parlare. Prendi questo. Ah! Fai sul serio? Certo, perciò combatti seriamente. Perché se non lo farai, la tua vita sarà mia. Combattiamo seriamente. Allora, Iron Valor, grazie. Ouch. In realtà non mi ricordo se... era necessario per forza vincerlo questo combattimento, eh? Mi sa che anche perdendolo non cambiava molto. Ouch. Pensando se non voglio provare ad andare di combo. Potrei provare, vediamo un po'. Ouch. Ok, dimenticavo che il suo contrattacco non è una cacata. Quando i nostri colpi mancano il bersaglio succede quella cosa brutta è brutta. È una cosa brutta quella che succede. Comunque io voglio provare a lanciargli addosso una combo, quindi continuerò a provare. Inner Healing di nuovo, grazie. Ok. Bene, bene. Cerca di non mancare i colpi, Fei, ti prego. Ah, cazzo.
Per fortuna che abbiamo il nostro inner healing. Wiseman, te la riuscirò a lanciare addosso una cazzo di combo potente. Porca puttana se ce la farò. Sul mio onore di videogiocatore riuscirò a farti una combo. Ah, Fei, che cazzo fai? Comunque, adesso la barra P è piena. Questa è una buona cosa. Adesso ci lanciamo addosso un'ultima cura. E poi facciamo così. Allora, Sanrezzo, Hagan, Oten e Tembo. Allora, facciamo così. 2, Hagan, Oten, Tembo. Ma sì, andrà bene. Ti ho fatto tanto male. E tu mi hai fatto ancora più male. Ah, quella è la mia stessa tecnica. Ma come? Combattere la forza bruta con la forza bruta è tipico dello stolto più grande. È palese che un corpo più leggero come il tuo sarà sempre svantaggiato in un attacco diretto. Ti ho appena dato un buon esempio da cui imparare. Questa piccola differenza tra me e te ha dato questo risultato. Ora, qualcun altro che, come Rico, possiede una massa fisica ben maggiore della tua, farebbe divenire ancora più palese la sconfitta. E questo vale anche per Gear. Anche se potessi ottenere dei pezzi pari a quelli di Rico, c'è sempre quella differenza di stazza. Per far fronte a ciò, ci si deve affidare ad un unico, decisivo colpo. Che sfrutti il punto debole dell'avversario. Io ti ho dato l'indizio. È compito tuo comprenderlo, accumulando esperienza. Fermo, perché combatti con il mio stesso stile di combattimento? E come fai a sapere il mio nome? Dimmelo! D'accordo. Accadde 3 anni fa. Colui che ti portò nel tuo gravissimo stato di salute in quel villaggio di montagna. Altri non era che me. E qui, visto che si preannuncia una storia molto interessante, ci salutiamo appuntamente alla prossima puntata dove scopriremo esattamente, forse, il rapporto tra Wiseman e Fei, ma soprattutto affronteremo la finale di Battagliare. Fino ad allora, auguro a tutti uno splendido proseguimento di giornata.